Cibo per l'anima. I fratelli del cerchio, attraverso Andreina a cura di VB, guida. Invitiamo chi cerca il cibo per l'anima a placare ogni ricerca, a non perdersi nella bulimia che solo i sensi, nella loro insoddisfazione, possono portare. La ricerca, spinta dalla disperazione e dalla insoddisfazione, può portare solo alla distruzione della volontà. Volere in ogni caso è una umana forzatura, essere è la liberazione. Nutrire l'anima è semplicemente il respiro naturale, non affannoso, di chi insegue una meta, non temendo ad ogni passo di perdersi. Nutrire l'anima è respirare la tranquillità che viene dalla consapevolezza che ogni passo sia nella direzione giusta e che nulla sia di ostacolo alla propria esistenza. La ricerca del cibo per il corpo, quando sia oltre il necessario, è una compensazione del non sapere in che direzione procedere, quando basterebbe sapere che ogni direzione è quella giusta. Allora, nutrire l'anima e respirare la propria vita, e essere consapevoli di vivere la propria vita nell'intimo, fino all'ultimo pensiero di ogni più piccola cellula, perché l'anima vibra in ogni parte visibile e invisibile di ciò che ci compone. Rimanere svegli significa alimentare l'anima. Abbuffare il corpo e addormentare perfino i sogni.